Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo delle caratteristiche di un pesce che ha suscitato tanto interesse negli ultimi anni e che diciamo, non gode di una buona fama. Stiamo parlando del pangasi. Sono tante le perplessità che ha suscitato questa specie ittica e cercheremo appunto in questa rubrica di oggi di capirne il perché. Innanzitutto diciamo che cos'è. È una tipologia di pesce di origine asiatica, un pesce migratore che è molto diffuso nei fiumi asiatici, in particolare quelli del Vietnam. Già questa è stata, o comunque è una delle ragioni alla base della cattiva fama appunto del pangasio, cioè essenzialmente la provenienza, ma altre perplessità hanno riguardato le frodi alimentari di cui è stato soggetto e anche dei dubbi per quanto riguarda la salubrità delle sue carni. È un pesce che si presta bene all'allevamento e per questo, grazie anche ai bassi costi che richiede per l'allevamento e l'elevata produttività, viene molto allevato in questi paesi asiatici e si è diffuso anche nel mondo occidentale proprio per il basso costo e la possibilità di trovarlo, in commercio in filetti, congelati. Diciamo delle frodi alimentari, in effetti. È stato molte volte spacciato per filetti di merluzzo, halibut, cernia, ovviamente quindi compiendo una vera e propria frode alimentare, che però diciamo era più una frode alimentare ai danni del portafoglio, perché ovviamente si è spacciato il pangasio per delle tipologie di pesce che invece sono sicuramente molto più pregiati come carne, ma anche molto più costosi, quindi una frode più ai danni del portafoglio che non alla salute dei consumatori, dove però appunto dicevamo dell'altro aspetto, quello della provenienza. In effetti il pangasio proviene, come detto, da allevamenti o comunque da fiumi asiatici in cui le norme, diciamo, non vi sono delle regolamentazioni ben definite per quanto riguarda questi allevamenti e quindi hanno i suoi filetti, diciamo, suscitano sempre un po' di diffidenza, tanto che alcune catene alimentari che ci sono anche in Italia hanno deciso di togliere dalla propria offerta ittica il pangasio e così hanno fatto anche molte mense scolastiche, eliminandolo quindi dal menù dei più piccoli. Ovviamente la diffidenza si basava sull'utilizzo di farmaci, additivi, ma non solo, ma anche dalla possibile presenza di metalli pesanti, ipotizzando che i fiumi da cui originano il pangasio siano probabilmente contaminati da metalli anche pesanti. Però dobbiamo dire che gran parte dei controlli che vengono effettuati alle frontiere, quindi sull'importazione di questa tipologia di pesce, hanno dato, tranne pochissimi casi, sempre esito negativo, con dei valori che rientravano sempre nelle norme stabilite dalla legge. Così come anche dei recenti studi dell'INRAN, che è l'Istituto Nazionale, insomma, per la Ricerca e l'Alimentazione, ha dato esito negativo. Quindi cerchiamo anche di capire bene quali sono le proprietà nutrizionali di questo pesce. Possiamo dire che 100 grammi apportano tra le 80 e le 90 calorie. Sono delle carni, diciamo, da un gusto abbastanza neutro, molto delicato, da un colore molto chiaro tra il bianco e il rosa, senza spine, quasi senza nessuna spina, e sono molto ricche di acqua con un buon apporto proteico, seppur non di elevata qualità. Molto ricche però in grassi soprattutto saturi, e con uno scarso apporto di micronutrienti, cioè con pochissime vitamine e sali minerali, in cui però spicca il sodio. Questo perché probabilmente deriva dall'utilizzo di un additivo Re 451 che serve per conservare l'idratazione dei filetti quando vengono poi scongelati. Quindi possiamo dire che è una tipologia di pesce che può rappresentare, diciamo,
può avere alcuni vantaggi, come dicevamo prima, dal fatto del gusto molto molto delicato e dal non avere spine. Quindi per chi ha una tipologia di alimentazione che tende a prediligere queste tipologie di pesce, quindi possiamo pensare magari ai bambini o agli anziani, quindi un pesce senza spine con un gusto non molto forte, quindi in questi casi può essere, diciamo, un'opportunità per poter comunque consumare il pesce, fermo restando che, come dicevamo, apporta comunque molti grassi saturi e pochi omega 3, che invece sono un po' la caratteristica dei pesci in generale, cioè quelli di apportare comunque acidi grassi polinsaturi buoni, gli omega 3, cosa che invece il pangasio ne è sprovvisto. Quindi al di fuori di questi piccoli, diciamo, benefici più pratici che nutrizionali, così come consiglia Lillan, non vi sono motivi particolari per preferire il pangasio rispetto ad altri pesci di acquacoltura o altre specie ittiche tipiche della nostra zona, perché ha comunque in generale un valore alimentare e nutrizionale sicuramente inferiore. Bene, io vi ricordo che potete sempre approfondire queste tematiche leggendo l'articolo che troverete sui social e sul sito di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito anche a scrivere un'email a nutrizionericci@vigilio.it per fare domande o proporre degli argomenti da trattare, e noi ci rivediamo sempre la settimana prossima su Cilento Channel per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!